successo oggi all'aeroporto di Fiumicino. Oggi Di Carlo, raccontaci. Tra l'altro, scusami Andrea, abbiamo visto sui nostri social, abbiamo visto pubblicato il tuo video che eri lì a prendere schiaffi e calci, mi sembra di capire, perché eri in prima fila. Ma noi avevamo anche un'altra telecamera con Gabriele Fasano. Gabriele Fasano, guarda qua, raggia di sole dopo la tempesta. Bravo, complimenti. Chi è che l'ha scritto? Un poeta. Fasano, secondo me. Gino Mancini che si allaccia alle scarpe, Di Carlo che si scalda per prendere gli schiaffi. Ecco il volo, vedete, da Cagliari alle 15.35. Una signora in giallo rosso. Da Roma, esatto, vedi. Eccola qua. Sky presente, Rai presente, ovviamente Rete Sport, tifosi in attesa, l'albero di Natale che dovrebbero smontare, ma insomma ci sarà tempo. Tifosi in attesa, qua guardate quanto sono ordinati e precisi in questo momento, poi piano piano però l'attesa aumenta. Si avvicinano piano piano. Si diffondono voci strane, grandi, Tettononi pure, grandi colleghi, fotografi, cronisti. Piano piano cercano di... Mi dovete spostare. Piano piano arrivano le bandiere e arriva Raja. Eccolo. È l'ultima immagine nitida che possiamo raccontare. Questa è l'ultima immagine nitida perché tra un po' due giovanotti ballerà tutto. Cercano di far spazio, ma insomma. Sempre vestito sobriamente Nainggolan. Calciatore, dai, se lo può permettere. Sì. Genio quello che si è messo sulle spalle della... Come erano questi momenti, Di Carlo? Abbastanza complicati da vivere perché eravamo almeno nell'idea di sentire... Qui hanno travolto un banchetto, hai visto? Sì, sì, sì. No, ma quello che è successo, quello che andrà ad accadere tra poco con tra l'altro una collega che salutiamo, che speriamo sia assolutamente viva. Integra. Perché adesso si va chiaramente a passare nelle porte automatiche e si schianta e ai lati purtroppo qualcuno non passa ma nessuno se ne accorge fino praticamente all'impatto, allo schianto. Ecco. C'è adesso anche questo signore che adesso lui entra in macchina molto sorridente, anche ovviamente sorpreso da tale accoglienza. C'è il nostro Gino Mancini, nostro, quello che ci dà le foto, insomma, anche per Rete Sport, che si mette davanti e sentite questo gentile signore, sentite, facciamo sentire. Levati sei un pazzo, gli ha detto. Sì. Ma Gino, guarda lì, sprezzante del pericolo, grande. Praticamente va a fermare. Prima di tutto non si parla così con Gino Mancini. Ma insomma, Gino Mancini sta sempre in mezzo. Sì, ha detto Gino, poi c'era, insomma, ha un modo di replicare. Insomma, sì, come no.